dove eravamo rimasti. Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me. E io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non posso. E sono molti. E sono qui per mi ricordo il tempo andato, forse anche il giorno in basso. Ci va a trombare a letto dopo il carosello. Di quegli anni io non scordo l'indecenza di un complotto e il becco giallo di quel pappagallo. Dove eravamo rimasti da quell'83, mercatino londinese alla TV e quel volo per bene e non c'è più. Dove eravamo rimasti sul caso assurdo di Enzati, tutti promossi per colpe gravi. Dove dite di voi, cos'altro c'è da dire? Qualche cosa si è servito, puntare al cielo neanche un dito per esclamare tutto lo sdegno dei pappagalli che non dicono molto bello, che ne hanno mai parlato, forse un tempo sì. Penso di quell'ingiustizia di come un killer conclamato ha rovinato non solo lui, perché se cade la giustizia, che cosa resta poi? Solo uno specchio, la coscienza nel riflesso. Dunque ditemi voi, cos'altro c'è da dire? Forse che io sono un pappagallo che vuole parlare per non creare poste di dolore, perché io dico a che cosa sia servito puntare al cielo neanche un dito. E questa Italia, sempre la stessa, che stia la vita da una finestra. Tanto poco se importa, se mai nessuno ricorda com'è cambiata l'Italia dal caso. Enzo Tortora. Ma perché lo dimentichi? Perché tu sei così. Italia patria di insensibili. Grazie. Questa canzone è... la vedo poco commerciale ovviamente, però era dovuta, anche perché questo caso a me non mi è mai andato praticamente giù, anche perché poi ne sono seguiti poi altri, eccetera, eccetera. Quindi Enzo Tortora rimane poi sempre il punto di riferimento di una vita rovinata così gratuitamente, mai ripagata, e soprattutto di una vita bella, precisa, un professionista con dei contenuti e dei valori
che ancora oggi, riguardandolo la televisione, insomma, ti fa pensare che qualcosa è stato sbagliato nel tempo. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti voi, io sono Max Arvini, ringrazio Roberto Russo, cari, tutta l'organizzazione, e spero di vedervi presto in qualche nostro concerto del collettivo Compasso, in qualche live in giro per l'Italia e per Roma. Grazie.